senti che broda che vien giù. È un diluvio stasera. Compagni, se prendiamo il potere in una notte come questa, non se ne accorge nessuno! Cattolicesimo più retrivo che a Verona è sempre stato quello dominante. Verona è una città di tradizione agrario, clericale e militare. Non a caso è stata la città in cui c'erano più casini, più puttane, più osterie di tutta Italia, ma per una ragione non genetica, perché è stata la piazza forte di tutti gli eserciti fino alla Seconda Guerra Mondiale compresa. La mancanza di una borghesia intellettuale che Milano ha avuto, che Torino ha avuto, che Venezia pure ha avuto, ecco, Verona non c'è mai stata, anche perché il binomio appunto aristocrazia, grandi proprietari terrieri e clero hanno, e militari, la triade infernale che ha condizionato il sottosviluppo culturale. Se guardiamo una cosa, Verona è l'unica città che nel Novecento non esprime nessun intellettuale di rilievo nazionale. E questo la dice lunga, insomma, sulla fisionomia e anche sulle scelte culturali odierne della città. Allora io mi sentivo socialista agli eventi di Ungheria. Ero studente a Verona, al liceo artistico. E facemmo d'amblè quella mattina, sciopero naturalmente, no? Perché eravamo impressionati dall'arrivo dei carri armati russi, eccetera, eccetera. E stavamo andando, abbandonando la scuola, e fummo fermati sulla soglia dal professor Giovanni Dehaene, un grandissimo intellettuale, nonché scrittore, il quale ci fece tornare in classe e dice: datemi 5 minuti, ragazzi. E in 5 minuti ci infarinò storicamente, laicamente, dopodiché disse: adesso andate pure, non fatevi del male. E questa vicenda qua fu un altro elemento di apertura, no? Si aprì un'altra piccola finestra, o grande che fosse. Avevo 17 anni nel 68. Avevamo una professoressa che non insegnava affatto bene. Comunque faceva il bello e il cattivo tempo all'interno della classe e soprattutto non si dedicava con impegno all'insegnamento. Un giorno esagerò e noi, in quel momento, sulla scia di quello che si sentiva anche fuori, si respirava nell'aria, e tra di noi è bastata una serie di sguardi, ci siamo guardati tutti e improvvisamente, rumorosamente, ci siamo alzati in piedi in classe. Lei ci ha guardato terrorizzata. Il rapporto con gli insegnanti all'epoca era totalmente diverso di quello che i ragazzi hanno oggi con i loro insegnanti. C'era necessità, diciamo, di un cambiamento, di uno svecchiamento di una società che si stava chiudendo, e quindi è stata una seconda rivoluzione, diciamo, dopo gli entusiasmi dovuti alla, diciamo, liberazione dal fascismo, dalla dittatura fascista, quindi il ruolo positivo che ha avuto il movimento di resistenza anche nel nostro paese, quindi i primi anni immediati del dopoguerra, che sono stati di crescita, di ricostruzione del tessuto connettivo democratico del nostro paese, quindi si portò grande entusiasmo, diciamo.
Quindi il 68 fu un secondo tentativo, diciamo, di resistenza, di cambiamento, di ridare entusiasmo, e quindi per la seconda volta i propri giovani, in particolare il movimento studentesco, sono diventati un po' i protagonisti di questa rivoluzione, che fu soprattutto, mi pare, una rivoluzione di tipo culturale. Questo mio modo di essere, questa testa che cercava risposte che non riusciva a trovare, il pensiero che correva da tutte le parti, la voglia di combattere le ingiustizie, ero un giovane a 20 anni. Non ci aspettavamo, volevamo cambiare il mondo. Un discorso un po' così, no? Un po' arduo, diciamo ironicamente, di una visione di un mondo diverso, insomma. Che dopo il 68 sembrava quasi possibile, almeno dei cambiamenti importanti sembravano a portata di mano. No? Il 68 è stato vissuto da noi come un sogno collettivo che ci permetteva di desiderare e forse di credere che si sarebbe realizzato un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo in cui tutti avessimo avuto le stesse opportunità. Il pacifismo, non fate la guerra, fate l'amore, era uno slogan, ma era uno slogan carico di significati. Poi l'attenzione all'ambiente, ecco, nel 68 ci sono stati proprio i sintomi della nascita dell'ecologia, questa attenzione alla natura, all'ambiente, alle risorse che non sono infinite. Beh, certamente allora si aveva l'impressione di vivere una fase storica. Allora l'impressione era veramente che fosse stesse succedendo qualcosa di grosso, epocale. Il 68 ci faceva sentire partecipi di un movimento collettivo. Ecco, la cosa più bella forse è stato questo sentirsi parte di un movimento collettivo che avrebbe potuto cambiare il mondo. Naturalmente questo fa ridere oggi, avrebbe potuto cambiare il mondo, però in quel momento lì ci si credeva, il mondo poteva essere diverso da come era, poteva essere più giusto. Uno degli slogan centrali di quel periodo era proprio l'immaginazione al potere, no? Il sogno che si inseguiva in quel periodo, che era un sognare concreto, un sognare legato alla realtà. Poi, tra l'altro, si è visto anche nelle lotte che si sono compiute, erano lotte che tenevano conto sì dell'utopia, dell'ultrafuturo, di un futuro lontanissimo, però nel suo tempo erano molto attenti anche ai bisogni della gente. Che la società era molto sclerotizzata, le università erano università che insegnavano poco, i ragazzi avevano bisogno di qualcosa di nuovo, le famiglie erano famiglie molto patriarcali, la sessualità era molto bloccata, e quindi il 68 ha rappresentato, partendo dagli Stati Uniti, attraversando Parigi e arrivando in Italia, con una prima manifestazione che mi pare, se la memoria mi regge, l'occupazione dell'Università di Trento nel 67. Cioè il ruolo, l'intervento della televisione, la fotografia, la televisione, ha sconvolto tutto il mondo, anche dell'arte, della cultura. Se vedeva i filmati della guerra in Vietnam, quindi era una rabbia, una disponibilità, quando si faceva le manifestazioni contro la guerra in Vietnam, una disponibilità massima, quindi se facevi i bollettini la sera, no? Per gli studenti, le esigenze degli studenti, dello studio, l'ambiente di lavoro, la sicurezza, i trasporti,
la casa, la sanità, questi erano i motivi, no? La lotta per le riforme, allora destrutturano. Però si viveva un'atmosfera di impegno, diciamo, che non era legato ai partiti politici, perché è il Partito Comunista non capiva, non ha capito questi movimenti sociali, questi diritti sociali, no? Era rimasto indietro rispetto a queste lotte. E quindi si guardava al Vietnam, si guardava alla Cina di Mao, si guardava al maggio francese in quegli anni, che a Verona arriva un po' più in ritardo, diciamo. Si guardava alle lotte operaie che stavano cambiando il quadro della fabbrica dove io lavoravo, e lo vedevo con i miei occhi che cosa significava. Si passò alla PSIUP, dopodiché ci fu un intervallo con la Nuova Sinistra Unita, l'NSU, sembrava l'automobile famosa, l'NSU, poi il Manifesto anche si presentò alle elezioni e prendemmo a livello nazionale lo 0,9%, nonostante Rossana Rossanda e tutta la tribù che era uscita dal Partito Comunista. Quindi tutti i passaggi, poi la novità dei Grünen, dei Verdi, e noi che avevamo già praticato negli obiettivi prima che nascessero i Verdi, ci sembrava un'occasione d'oro. I gruppi alternativi, allora il Manifesto, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, il Circolo Operaio della ZAI, che sono stati quattro, in parte il Circolo Mounier, che però si era già dissolto e aveva finito anche la sua funzione. Un mondo che cambia, cambia nel mio luogo di lavoro e cambia fuori da quel luogo di lavoro. Della sinistra extraparlamentare parlavano della rivoluzione. Noi volevamo cambiare la società in cui vivevamo, perché è con questi gruppi che la mia esperienza di lavoro poi si incontra, e parliamo di questo, parliamo di come è possibile cambiare il paese in cui viviamo, il mondo in cui viviamo. Quindi non è un caso, per esempio, che i giovani di quel tempo guardino a ciò che succede nel mondo, perché è anche il tentativo di capire come cambiare il mondo in cui vivi, cioè quello del tuo paese. Ma tutti ne parlavano. Però l'apporto, credo che l'aspetto positivo di quegli anni sia che la nozione di rivoluzione era, per quanto ci sia stato poi chi è degenerato nel terrorismo, forse quella gramsciana in fondo, no? della rivoluzione passiva in quanto modifica, senza lo stravolgimento violento, modifica i rapporti sociali e le convinzioni e le culture sociali. Questo c'è stato, secondo me. Il 68, il 69, il 70, gli anni successivi, sono gli anni di una grande battaglia di democrazia che ha sedimentato una consapevolezza democratica in questo paese che era solo parziale. L'ha sedimentata, cioè l'ha resa più robusta, ha fatto comprendere a tanti attori di quel tempo che la democrazia è una cosa molto seria e che la battaglia per la democrazia va fatta. La deriva terroristica era un'altra cosa, che il confronto era anche molto ideologico, sarebbe assurdo negarlo, no? C'era la necessità della violenza, la violenza proletaria, le discussioni, come dire, molto ideologiche del tempo, no? Avevano anche questo tipo di confronto, ci si confrontava sulla necessità della violenza o meno, sempre subordinata, no? Come necessità dura della storia per una battaglia di libertà e di democrazia, intendiamoci, non era fine a se stessa. No, ma c'era una grandissima attenzione alla dimensione teorica, ecco, alla dimensione, potremmo dire oggi, culturale, ideologica, allora si diceva particolarmente la dimensione teorica di un processo rivoluzionario, perché da un certo momento in poi, 68, primavera del 68 e più o meno tutto il 69,
il fatto che l'Italia, anche in parte l'Europa, ma l'Italia in particolare, era attraversata da grandi movimenti collettivi, sia studenteschi che operai, fece emergere con più forza l'ideale o la convinzione di essere entrati dentro un processo rivoluzionario che mettesse in discussione nel suo insieme, non più solo in alcuni aspetti collaterali o parziali, meglio, la società e lo Stato, insomma. E ricordo i forti dibattiti che c'erano tra l'idea di una rivoluzione non violenta, rivoluzione culturale non violenta, e quest'altra proposta che invece che proponevano una corrente rivoluzionaria violenta, si diceva la violenza era la matrice della storia e tutto questo pensiero. E ci furono proprio dibattiti anche interessanti, violenza o non violenza, anche tra i leader di questi movimenti. Ricordo prese posizione di Mario Capanna, di Adriano Sofri, a favore, diciamo, di una corrente rivoluzionaria un po' sbeffeggianti e ridicolizzanti la proposta non violenta. E però dentro la lotta continua, in previsione del congresso dell'Euro, si crea invece una corrente, chiamiamola così, una minoranza, ma una minoranza attiva, che considera troppo, virgolette, può far sorridere oggi, troppo di destra la lotta continua, troppo moderata, troppo riformista, troppo istituzionale, e che invece teorizza la centralità della violenza politica e anche la necessità della lotta armata. Ma della lotta armata non più ipotizzata come strumento rivoluzionario in astratto, ma praticata concretamente. Quella che ho descritto poco fa è sostanzialmente la preistoria di una delle principali organizzazioni della lotta armata, del terrorismo politico in Italia, che è Prima Linea. La deriva terroristica che indubbiamente nasce nello stesso magma in cui nasce però anche il miglior femminismo e poi in prospettiva il miglior ambientalismo e ecologismo, però anche il terrorismo. Si capisce perché poi diventa questa la fine dei movimenti collettivi, perché io direi che il ciclo che nasce nel 67-68 si conclude nel 77, è un ciclo quasi decennale, quasi ininterrotto in Italia. L'Italia ha avuto il 68 più lungo di tutta la storia mondiale. Con la fine del Movimento 77 c'è una sorta di reclutamento di massa delle formazioni di lotta armata dentro le ceneri, sopra le ceneri del Movimento 77. Quindi dal 78 in poi, per 4-5 anni, abbiamo i veri e propri anni di piombo dell'Italia. Abbiamo visto che fine hanno fatto gli eserciti popolari e oggi siamo ancora qui a parlare di non violenza, fortunatamente. E queste correnti, mi pare, insomma, che nella loro parte di esaltazione della violenza rivoluzionaria sono state bocciate dalla storia e comunque non hanno lasciato traccia. Dei nostri bisogni. L'Assemblea cittadina degli studenti e dei precari, riunita il 23-276, valuta un movimento che in questa comunità si è sviluppato e è stato un è difficile credere che il servizio d'ordine basta quanto profonda manovra sindacato romano è stato un omicidio quello che le forze di polizia e più in generale delle capacità di controllo sul movimento. Ho fatto una strada lunga di spostamenti. Non è stata una scoperta improvvisa della politica. Ero come gli adolescenti di una volta, che sono forse il contrario di quelli di adesso. Una volta l'adolescente era il ricercatore, in disaccordo con tutto quello che gli veniva proposto, nel bene e nel male. Ecco. Però, allora, da un lato c'era una consapevolezza diffusa di quante ingiustizie ci stavano attorno nel mondo.
Cioè, lo sfruttamento operaio era una cosa che di cui si parlava, ecco. La fame nel mondo era uno dei temi importanti anche della stampa cattolica. E inoltre la rabbia verso così, l'ipocrisia politica del quasi regime democristiano, di cui adesso abbiamo molta nostalgia, anche perché c'erano persone che avevano una dignità culturale, però sotto era abbastanza nota lì quante ipocrisie e quante ingiustizie e quante corruzione c'era. Ecco. Allora, la lettura dei primi testi marxisti, forse per la loro semplicità iniziale, mi aveva dato come, adesso ho capito le ragioni del mondo in cui stiamo e il senso, il movimento della storia. Ecco. E quando mi sono convinto di questo, è subentrata, dire, quella che mi perseguita da sempre, la coerenza all'estremo. Allora, in un ambiente in cui dire comunista era un po' come dire oggi talebano, eccetera, nel mio ambiente, ho detto, no, caspita, se hanno ragione questi, devo fare la mia scelta. Mi ricordo, con grande vergogna, strisciando lungo i muri, sono arrivato alla sede del partito e della Federazione Giovanile Comunista, che allora era in via del Pontiere, di fronte alle carceri. E sono salito lì a dire, io sono convinto che bisogna impegnarsi per il comunismo. Ecco. E sono entrato nella Federazione Giovanile Comunista ed ero il compagno studente. Non è durato molto, perché poi l'impatto con la burocrazia ferrea del partito è stato così, non potevamo resistere. Cioè, proprio noi che eravamo in ricerca, in contestazione, figurarsi, dopo aver contestato parroci e genitori, figurarsi trovarsi con i burocrati, proprio quelli della scrivania, insomma, e l'attività del partito che consisteva nella campagna per il tesseramento. Ecco. Quindi davanti a quello che appariva un principio di realtà, cioè le nostre teorie trovavano conferma nella realtà mondiale, non solo locale. Dei numeri sufficientemente alti, anche se sono stati poi esaltati, appunto il 68 non è stato, e tantomeno gli anni di piombo, non sono stati gli anni di una generazione, sono stati gli anni di alcuni settori di giovani, e andando verso il terrorismo, alcune migliaia, insomma, rispetto a milioni che c'erano, quindi non è una generazione, però erano anche piccoli settori, probabilmente anche dotati, emergenti, poi si è aggiunta la feccia. No? Ecco. E allora la coerenza era di dire, vabbè, se in questa direzione si va, se guerra deve essere, perché poi c'era la consapevolezza che prima o poi la violenza, bisognava fare i conti con la violenza, cioè senza violenza non si va avanti. Perché ti trovi davanti un apparato statale che è capace di violenza, ti trovi davanti eserciti, forze di polizia, eccetera. Dalla parte nostra, nella nostra ideologia, ci sarebbe stato sempre di più un popolo, ma l'idea era un popolo in armi, modello cinese, insomma, e un apparato statale in cui avremmo forse potuto provocare qualche distacco, ma con cui bisognava fare i conti. Pensavamo che bisognava fare i primi passi, accettandone il rischio. Anche se, però questo succede, credo, a tutti i ladri, a tutti i rapinatori, cioè, si pensa di essere abbastanza intelligenti e preparati, che in fondo il rischio viene molto ridimensionato. E naturalmente così non è. E poi si fanno i conti con le conseguenze. Però, sempre all'insegna, vai avanti tu,
il piccolo gruppo dei più stupidi sono andati avanti e gli altri stavano dietro. Ecco. Da lì ho fatto i primi minori episodi illegali e sono finito in carcere. Mi sono fatto 3 anni filati, poi sono stato ingiustamente assolto, però poi in Cassazione sono stato di nuovo, è stata confermata una condanna. Questi 3 anni di carcere mi hanno dato un po' la patina dell'eroe agli occhi di una certa ultrasinistra. Alcuni miei amici, anche loro in rotta con l'ex potere operaio, poi autonomia operaia organizzata di Milano, eccetera, hanno dato vita a un gruppo. Quando io sono uscito, prima era una rivista che si occupava solo di carcere, si chiamava Senza Galere, e dopo il gruppo dei proletari armati per il comunismo. Già, tra l'altro, con un grado di consapevolezza sul fallimento dei sogni di rottura rivoluzionaria, consapevolezza che il popolo dietro non ti viene e dire va bene, ricaviamoci i nostri margini di autonomia. E quindi l'impegno quasi prioritario, no quasi, senz'altro prioritario e quasi esclusivo di questi proletari armati per il comunismo era combattere il carcere, soprattutto le carceri speciali e il personale delle carceri speciali. E lì sono state fatte in meno di un anno le cose più atroci, insomma, da parte di questo gruppo, per fortuna piccolo, perché se avessimo avuto le dimensioni delle Brigate Rosse non so che disastri avremmo combinato. Me ne sono staccato, una percezione di sconfitta talmente definitiva che ho detto è inutile proseguire. Quello che voi state facendo diventa controproducente, cioè innesca un meccanismo in cui voi stessi andate incontro sicuramente al disastro e create una reazione sociale ancora più violenta, ancora più chiusa. Quindi proprio la percezione che si stava facendo il contrario di quello che si sarebbe voluto ottenere. I proletari armati sono andati avanti ancora qualche mese e hanno fatto ulteriori cose, in cui per fortuna appunto ero già staccato, per cui non sono state addebitate. Dopodiché a dicembre del 79 è partita la seconda fase dell'operazione 7 aprile, cioè quella che guardava indietro alle vicende di potere operario e dell'autonomia, e dopo un paio d'anni si è scoperto anche la storia di PAC e quindi ho avuto ulteriori storie con la, ecco. In carcere ci sono stato parecchi anni e però quasi da subito è maturato il movimento della dissociazione, cioè di un disaccordo sempre più motivato nei riguardi di quello che avevamo fatto e un impegno a provocare con la consapevolezza che avevamo di perché altri continuavano. Cioè eravamo come loro, quindi sapevamo bene dall'interno. I loro meccanismi di cercare di fare un'operazione di salvataggio, insomma, di distacco, di abbandono da parte di altri. Ci è stato dato atto che in effetti forse abbiamo aiutato più noi con una battaglia culturale che non i singoli pentiti provocando singoli arresti. Insomma. E lì allora la fase di ripensamento complessivo che ha avuto anche un po' al centro il tema del perdono, cioè del come fare i conti con un passato, portandone addosso la responsabilità ma sentendosene diversi, e come questo può diventare un impegno. E dal punto di vista dell'aiuto diretto alle persone carcerati, ex carcerati, familiari dei carcerati, eccetera, mi è rimasto come impegno di volontariato che continua. Diciamo forse l'unico in cui sono incapace di dare, in cui servo, ecco, non sono inutile. Ma cioè, l'errore fondamentale è l'ideologia. L'ideologia vuol dire che decidi tu il bene e il male. E a questa decisione subordini tutto il resto. E questa è stata la catastrofe, no? Perché la catastrofe delle guerre, ma poi della guerra che abbiamo cercato di fare noi. Quindi. Poi da lì un altro disastro è stato quello di aver dato un alibi a migliaia di persone, diciamo, culturalmente mediocrissime, non attrezzate,
le stesse che poi cercano l'alibi nei tifosi della squadra avversaria. Ecco. Allora abbiamo costituito le squadre, ecco. Perché è molto facile associarsi quando si sente che c'è chi ce l'ha con quell'altro, associarsi e combattere perché c'è questa povertà di identità personale. No? Ecco, e allora ricerca di identità nella contrapposizione, nell'odio. E questo è un fenomeno ben presente adesso, insomma, ci sono partiti che fanno di questa mancanza proprio di identità e nella contrapposizione una ragione d'essere. Avanti, o popolo, tuona il cannone, rivoluzione, rivoluzione. Avanti, o popolo, tuona il cannone, rivoluzione vogliamo far. Rivoluzione noi vogliamo far. Rivoluzione noi vogliamo far. Rivoluzione noi vogliamo far. Evviva il comunismo e la libertà. Non da rimpiangere, ma neanche da rinnegare, non mi sono mai sentito un pentito nella mia vita, ma credo che sia giusto e onesto, leale anche dal punto di vista intellettuale, riconoscere che se quell'esperienza è stata molto bella e molto generosa, è stata però anche ideologicamente un'esperienza sbagliata. Cioè l'estremizzazione ideologica del movimento degli anni 60, che forse è stata la fase più ricca e creativa, di la fase aurorale, direbbe Alberoni, di quegli anni, l'eccesso di estremizzazione ideologica ha portato inevitabilmente poi alla fine di quel movimento e di quella esperienza. È piuttosto curioso il fatto che si guardasse alla società del Novecento con gli occhi, con gli occhiali, con la formazione mentale, soprattutto condizionata da certe letture ottocentesche come Marx e dintorni, era un po' peregrino, lo portava a concepire anche i termini della lotta politica o dei sistemi di alleanze, degli obiettivi in modo un po' sfasato, che poi ha portato a delle scelte sbagliate o controproducenti o pochi risultati. Tanta voglia di cambiare senza trovare gli strumenti per portarla avanti. Aspetti negativi ce ne sono stati, purtroppo, e direi che sono partiti da un travisamento del concetto di uguaglianza. Non si può pretendere che uno che non fa niente arrivi allo stesso risultato di uno che lavora tanto. Quindi l'ugualitarismo è stato un elemento negativo, una conseguenza negativa, un travisamento, diciamo, di un ideale che poteva essere giusto. Beh, aspetti positivi sono stati proprio una ventata di novità, di allegria, di giovinezza, di entusiasmo e di ribellione a una società molto ferma, molto sclerotica. In realtà il 68 ha provocato una devastazione salutare del costume, su questo indubbiamente il 68. Sono due le grandi rivoluzioni che non nascono in senso strettissimo forse nel 68, ma che da lì di sicuro cominciano e poi negli anni 70 diventano esplosive. C'è il paradigma del femminismo, prima di tutto, quindi l'inversione dell'ottica con cui si legge la storia, e il paradigma ambientale, che è l'altra grande rivoluzione teorica, che la cui mancata assimilazione e il cui mancato trasferimento in politica è, secondo me, all'origine della crisi italiana odierna. Allora ci sembrava che la cima, la rivoluzione intesa come cambiamento delle condizioni pregresse fosse lì da raggiungere solamente allungando la mano. Solo che passando gli anni 68, 70, 72, 75 ci si è resi conto che
il massimo che si è riuscito a ottenere è stato vincere due referendum, insomma, sull'aborto e sul divorzio. Con individuare il nemico in tutto ciò che era al di fuori del movimento, quindi la polizia, ma anche i fascisti, ma anche i borghesi, ma anche il clero, cioè tutto quello che era al di fuori diventava nemico e quindi era un nemico da abbattere con questi strumenti. Poi la violenza si è incominciata a praticare davvero da l'una e dall'altra parte, poi sono iniziate le bombe, poi sono arrivate le stragi, poi gli anni di piombo e tutto è stato richiuso, ricondotto, diciamo, all'ordine costituito e venne quello che poi fu definito dagli osservatori, sociologi, giornalisti, il riflusso e ognuno è tornato a casa propria con le pile nel sacco. E questa rivoluzione del 68, sì, ha lasciato dei segni perché comunque ha rotto certi schemi, ma non è arrivata, diciamo, alla sua conclusione. Ecco, è stato solo un bel fuoco di paglia, ma che purtroppo si è spento abbastanza presto e gli anni successivi, in metà degli anni 70-80, sono anni negativi da questo punto di vista. L'altra generazione che non ha vissuto il 68, non, se può anche spiegarlo, ma se non ti crede sulle tue peli, non ti puoi. Quelle vicissitudini interiori, quello sprint che si aveva. Oggi come oggi che più che altro che è molto qualunquismo, anche tenendo presente che è una parte della società, anche dei giovani, che è tanti, chi sa dedicare il volontariato, che è una gran bella roba, ma una gran fetta è ancora qualunquista e pensa a se stesso. E credo che una società che pensa a ognuno a se stesso non è più società, è un'altra roba. Diciamo, una delle cose contro cui ufficialmente, nominalmente, se ci si ribellava allora era la società dei consumi, che oggi sembrerebbe aver trionfato, per cui insomma, sembra che non si cerchi altro che non il gadget più aggiornato. L'impoverimento culturale è spaventoso in questo momento qua. E infatti la nostra società italiana è diventata sempre più individualistica. E quando c'è individualismo non c'è senso della comunità, non c'è senso del bene comune, è tutta una raffa a raffa. I nostri figli, i nostri giovani, questo hanno vissuto. Prendere atto che questa è una società, una realtà inadeguata rispetto ai sogni anche personali che ognuno può avere di un futuro migliore. Forse queste sono le prime generazioni che conoscono un futuro peggiore di quello che hanno vissuto i loro padri. Prima si era andati in crescendo, adesso i nostri figli stanno peggio di noi. Infatti il posto di lavoro è diventato addirittura una marcia rara, è diventato addirittura un sogno. Se ci sarà una ribellione, è difficile che lei sia una ribellione, per un semplice motivo che la stragrande maggioranza è sostenuta dai genitori, del pensionato. In effetti oggi assistiamo ai giovani che hanno 40 anni, 45, 35, 40 anni, che ancora con i suoi genitori. No? Ecco, in questo caso vi è a mancare anche quello rigurgito sociale. Mentre in quel periodo non avevi niente, né te, né i tuoi genitori, qualcosa adesso magari il padre pensionato ha qualcosa e ti aiuta. E praticamente sotto l'aspetto anche non dà quel tipo di stimolo, di carica che potrebbe creare le condizioni di una ribellione vera e propria.